Ciao ragazzi, buon inizio di settimana a tutti. Allora oggi, siccome vedete, stamattina mi sono messo la maglia del Brasil a caso, ho detto facciamo un video sulla chitarra brasiliana, che va ad aggiungersi quindi è già la nostra rubrica di chitarra brasiliana. Abbiamo 3 o 4 video, mi pare. Avevo già messo introduzione alla chitarra brasiliana, vi facevo vedere, spiegavo il ritmo bossa nova con questa progressione. Poi avevo messo due progressioni armoniche facili, due progressioni brasiliane facili, quelle in re minore, se non erro. Poi avevo fatto Son de Carioles, Suono dei Carion di Pernambuco, che è un brano invece intero, di Pernambuco appunto. Oggi vi faccio vedere questa progressione armonica che suona così. Facile, sono 4 accordi che ci servono. Cogliamo l'occasione però per fare un po' di armonia, una lezioncina di armonia. L'armonia è l'arte di mettere i suoni insieme. Quindi sapete che la musica è composta da 3 elementi fondamentalmente: ritmo, melodia e armonia. Il ritmo lo sappiamo tutti che cos'è. La melodia sono i suoni uno dopo l'altro, singolarmente uno dopo l'altro. L'armonia invece sono i suoni messi insieme, cioè gli accordi fondamentalmente. Quindi spieghiamo qualcosa di armonia. Il ritmo che utilizzerò per questa progressione l'ho spiegato bene in introduzione alla chitarra brasiliana, però ve lo faccio rivedere. È questo qua. Siamo in 4/4. Abbiamo 4 blocchi, vedete? Ognuno di questi blocchi riempie un quarto. Avremo 2 ottavi sul primo quarto, pam pam. Poi avremo 16°, 8°, 16°, ta ta ta. Di nuovo 16°, 8°, 16°, ta 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 e 2 ottavi. Quindi ta 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 ta. Messi sul movimento del tempo è questo, ta ta, i 2 ottavi iniziali stanno uno in battere, uno in levare, ta ta. Poi abbiamo questa figurazione ritmica, 16°, 8°, 16°, fate il 16° corto sul battere e subito ci attaccate l'ottavo, ta ta ta, e mentre venite su in cima mettete l'altro 16°, ta 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 ta. Ok? Esercitatevi a farlo con le mani, ma tutte queste cose le ho già dette nell'altro video, andatevelo a vedere. Introduzione alla chitarra brasiliana. Quindi questo è il ritmo, provate a farvelo. Già sulle corde a vuoto, dividiamo la mano destra in 2 blocchi. Uno è il pollice sui bassi e l'altro sono indice e medio anulare su quarta, terza e seconda corda. Quindi avremo i primi 2 ottavi dove avremo pollice e accordo insieme, queste 3 le chiamo accordo, pollice e accordo insieme e sul levare solo accordo. Poi la figurazione 16°, 8°, 16°, faremo basso sul primo 16°, accordo sull'ottavo e di nuovo accordo sull'ottavo, scusate, sull'ultimo 16°, cioè basso, accordo, accordo. Quindi questa figurazione 16°, 8°, 16° diventa, ok? Ci colleghiamo al blocco successivo, che è di nuovo 16°, 8°, 16°, dove rifacciamo la stessa cosa. E poi abbiamo i 2 ottavi finali dove avremo pollice, accordo e solo accordo. Quindi solo destra diventa, ok? Lentamente. 3, 4.
venirvi tenendo il tempo col piede, ragazzi. Ricordatevi. Scusate, ho sbagliato. Se non riuscite a suonare qualcosa tenendo il tempo col piede, vuol dire che non ce l'avete ancora bene ritmicamente. Quindi questo per quanto riguarda il ritmo. Veniamo all'armonia. Primo accordo che ci serve è un La minore 7. La minore 7 è un La minore dove aggiungiamo la settima. Quindi un accordo minore con in più la settima, l'intervallo di settima minore. Perché l'intervallo di settima potrebbe essere minore, maggiore o diminuito. Allora, se noi vogliamo mettere questo intervallo di settima dentro al nostro accordo, dovremo liberare la nota Sol, perché la minore partiamo sempre a contare dalla tonica, dalla fondamentale dell'accordo, quindi La, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Aggiungiamo il Sol, quindi qui dentro per mettere il Sol libero la terza corda vuota, che è un Sol. Quindi questo è il nostro La minore 7, che andrà a riempire fondamentalmente i primi due ottavi, poi il sedicesimo e l'ottavo successivo. Dopodiché andremo a questo accordo, dove ho fondamentalmente le stesse note del La minore 7 di prima, quindi Mi, Sol e Do, però il basso diventerà Si bemolle. Allora, questo che accordo è? Questo qui non è altro che un Do 7. Le note del Do 7 sono Do, Mi, Sol, Si bemolle. Quindi è un accordo di settima minore, cioè un accordo maggiore, con la terza maggiore e la settima minore, quindi il Si bemolle. Questo Si bemolle però andiamo a metterlo al basso, all'ottava sotto. Quindi il nostro Do 7 in terzo rivolto. Terzo rivolto, che cos'è? Dobbiamo capire anche i rivolti. Allora, abbiamo detto che le note del Do 7 sono Do, la prima nota, Mi, quindi la tonica, terza, Mi, Sol, quinta, e poi c'è il Si bemolle, che è la settima. Quindi, come vedete, Do, Mi, Sol, Si bemolle sono quattro note. Se io al basso, come nota più grave, tengo la tonica, avrò un accordo in stato fondamentale. Se io al basso metto la terza, cioè il Mi, terza dell'accordo intendo, non terza nota, la terza dell'accordo, cioè primo, terzo, quinto e settimo grado sono Do, Mi, Sol, Si bemolle. Se io al basso metterò la terza, diventerà un accordo in primo rivolto, quindi stato fondamentale col Do al basso, primo rivolto col Mi, secondo rivolto se metto il Sol, cioè la quinta al basso, terzo rivolto se vado a mettere il Si bemolle, cioè la settima al basso. Di conseguenza noi qui avremo le note Do, che è la tonica, ce l'avremo qui su seconda corda, primo tasto. Poi avremo la terza, che è il Mi, che ce l'avremo qui su quarta corda, secondo tasto. Dopodiché avremo la quinta, che è il Sol, che ce l'avremo terza corda vuoto, e al basso a questo punto andiamo a mettere il Si bemolle, che è quinta corda, primo tasto. Sentite? Questo accordo è un Do 7 in terzo rivolto. Ora, come andiamo a posizionarlo ritmicamente questo accordo? Faremo così. Ottavo, ottavo con la 7. Poi sedicesimo, ottavo, ancora la 7. Poi mi sposto. Sono le stesse note, ma cambio di atteggiatura. Perché qui sono già in Do 7, basso Si bemolle. E farò, quindi, sul sedicesimo in levare queste tre note, e poi vado a mettere la figurazione successiva, che è sedicesimo, ottavo, sedicesimo, col basso Si bemolle, e poi ottavo, ottavo, sempre Do, 7, basso Si bemolle. Quindi ve lo faccio vedere lentamente. Ok, questa è la nostra prima battuta. Avrei potuto anche partire già così. Però partite così, in modo che così vi abituate al cambio di accordo. Quindi
minore 7, Do 7, basso Si bemolle, quindi terzo rivolto. Tecnicamente abbastanza semplice da fare. Cercate di farlo logicamente tenendo il tempo col piede. Dopodiché andremo alla battuta successiva, perché il nostro giro armonico è un pattern di due battute, dove avremo un accordo di Fa in primo rivolto. Allora, le note del Fa sono Fa, La, Do, ok? Accordo di Fa maggiore e Fa, La, Do. Se avete capito Fa, La, Do, prima, terza e quinta. Se avete capito il concetto precedente, se io vado a mettere al basso il La, diventa un Fa maggiore in primo rivolto. E quindi faremo semplicemente la posizione del Fa, così Fa, La, Do, quarta, terza e seconda corda, terzo, secondo e primo tasto, e metteremo il basso, quinta corda vuota. E andremo a riempire lo stesso spazio che prima riempiva il La minore 7, quindi primi due ottavi, sedicesimo e ottavo. Dopodiché l'ultimo accordo che ci servirà è questo qui. Sentite come sa di Brasil questo. Questo qui è un Si bemolle nona, Si bemolle 9. Allora, chiariamo un po' il discorso delle none. Quando si dice una sigla di accordo con l'aggiunta del numero 9, vuol dire che c'è anche la settima. Cioè avremo prima, terza, quinta, settima e nona. O metteremo una delle note dell'accordo, perché diventano 5 note. Vedete, prima, terza, quinta, settima e nona. Diventa un accordo a 5 voci. Di solito si toglie la quinta, perché terrò la tonica in Si bemolle. Quindi le note del Si bemolle 9 sono Si bemolle, Fa, che è la terza, Si bemolle, Re, scusate, che è la terza, Fa, che è la quinta, La bemolle, che è la settima minore, e Do, che è la nona maggiore. Ok, quindi Si bemolle, Re, Fa, La bemolle, Do naturale. Queste sono le note del Si bemolle 9. Tengo il Si bemolle perché la tonica è quella che mi dice che accordo è. Tengo la terza perché mi dice se è un accordo maggiore o minore. A quel punto metto anche la settima e la nona, cioè le due estensioni che mi dicono che specie di accordo è, che profumo ha quell'accordo. La quinta, come vedete, non l'ho messa. È quella forse un po' meno importante all'interno dell'accordo. E quindi il nostro Si bemolle 9 diventerà tonica, Si bemolle su quinta corda primo tasto, quarta corda vuoto che è la terza, la settima che è La bemolle e la nona maggiore che è il Do naturale. La diteggiatura la vedete. E quindi dal Fa ritmicamente lo inseriremo in questo modo. Ok? E da qui poi si riparte. Vedete che c'è sempre questo cambio di accordo sul sedicesimo in levare del secondo movimento. Sul sedicesimo in levare del secondo movimento, cioè qui, primo movimento, secondo movimento, terzo e quarto, qui cambiamo accordo. Per questo vi ho fatto cambiare anche prima tra La minore 7 e Do 7 basso Si bemolle. Pur essendo le stesse note ve l'ho fatto cambiare, così capite dov'è il cambio armonico. Quello che è il ritmo armonico. Cioè il ritmo armonico è il dove cambio con gli accordi, quanto vale ogni accordo, ok ragazzi? Quindi ricapitoliamo, ritmo bossa nova abbiamo visto. E ve lo fate tenendo il tempo col piede, eh? Ora non si sentirà. E provate a esercitarvi questo giro armonico.
cercando di capire, di ripetervi in testa, di analizzare tutto quello che abbiamo detto, cioè che note state suonando, che ruolo hanno quelle note all'interno dell'armonia. Ok, ragazzi? Quindi consapevolezza di quello che fate. Ci vuole sempre consapevolezza, a mio avviso. Aiuta perlomeno e vi fa crescere musicalmente, ma a maggior ragione su questo genere, sul bossa nova, ragazzi, non potete non sapere l'armonia. È un'armonia jazzistica, no? Un jazz brasiliano. Va bene, ragazzi, e non ultimo vorrei farvi notare questo concetto, che siamo passati tra quattro accordi diversi, quindi abbiamo fatto la minore 7, do 7, fa e si bemolle settima nona, si bemolle nona. Però il basso, proprio per questo uso dei rivolti, volutamente era sempre o la quinta vuoto o si bemolle. Questo basso che si muove di semitono, si muove poco, sopra invece l'armonia cambia. Sentite ora, fate caso al basso, ora che avete capito questa cosa. Muovere poco il basso con sole due note distanti un semitono dall'altra e tramite i rivolti muovere gli accordi sopra. Ok, ragazzi? Quindi vedete quante cose anche in due battute si possono imparare. Quindi abbiamo visto il ritmo bossa nova che già conoscevate e abbiamo fatto anche un po' di armonia. Abbiamo capito i rivolti, le settime, il discorso della nona che deve avere anche dentro la settima, altrimenti è un add 9. Oppure un sus se non c'è la terza, ok? Se no, se vedete una sigla do 9 sarà un do maggiore con la settima minore e la nona maggiore. Va bene, ragazzi? E abbiamo visto quindi anche l'uso dei rivolti. Le none, poi ci sarebbe da fare un bel discorso, bisogna capire un po' tutte le none, la nona cedente, la nona maggiore, la nona bemolle, eccetera, eccetera, eccetera. Il set, il major 7, 9, eccetera. Insomma, c'è un po' da vedere di armonia. Però, vabbè. Oggi ci fermiamo così, abbiamo già detto un po' di cose interessanti a mio avviso. Quindi anche questo video andrà a unirsi alla playlist che vi sarete fatti di chitarra, sempre all'americana ma America del Sud. Ce ne sono un po', c'è qualcosa anche sul tango mi pare, c'è qualcosa sulla baniera, qualcosa su Cuba, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente poi invece America del Nord, quindi Stati Uniti, ce ne sono di più. Ma comunque coltiverò anche questo discorso della chitarra del Sud America, che è molto interessante ed è un ambiente, ragazzi, veramente, veramente sconfinato. Vi lascio, che ho da fare. Ciao ciao, alla prossima. Ciao 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 ciao.